Anche quest'anno la città di Roma ha premiato in Campidoglio le eccellenze del commercio romano. Il commercio è colonna portante dell'economia capitolina, ne rappresenta quasi il 40%. Il sindaco Gianni Alemano e l'assessore alle attività produttive Davide Bordoni hanno nominato 35 cavalieri del commercio, persone che si sono distinte per valore e capacità nel settore commerciale, conferendo prestigio alla città. Qual è lo stato di salute del commercio a Roma in un momento economico così difficile? Beh, sicuramente la fase è critica, però noi stiamo cercando come amministrazione di incentivare sempre più la possibilità di aprire, quindi una semplificazione burocratica. Devo dire che la fase economica comunque costringe i commercianti a rivedere i piani. Uno dei fattori più critici appunto è l'aumento degli affitti, soprattutto in alcune attività del centro. Dall'altra comunque il commercio sostanzialmente regge, è un grande motore della nostra economia, del prodotto interno lordo di Roma. Sicuramente si deve sempre più legare al turismo, all'agroalimentare, all'enogastronomia, alla cultura, che possono rappresentare appunto un mix importante di sviluppo economico. Bisogna evitare di continuare la solita retorica che criminalizza il commercio. Per troppo tempo politici, analisti economici, intellettuali hanno visto i commercianti come una sorta di mano morta, una sorta di rendita parassitaria fra la produzione e il consumo. Non è così, non si riesce a rilanciare il consumo interno senza investire, senza dare una grande spinta alla qualificazione del commercio. Ecco perché sono necessari degli operatori intelligenti come quelli che noi oggi abbiamo premiato ed è necessario fare in modo che il commercio venga aiutato, perché è la prima base per far ripartire l'economia, soprattutto in una città di turismo come la nostra. Quali sono le eccellenze nell'ambito del commercio sul territorio romano e che cosa può fare l'amministrazione per sostenerle? Ma sicuramente ci sono tante eccellenze rappresentate dai pubblici esercizi, in particolare i ristoranti, ma ci sono anche tante vicende familiari che andiamo questa mattina a premiare, che sono appunto tramandate di generazione in generazione, che rappresentano un punto di riferimento importante sul territorio, non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale e culturale. Quindi sono belle storie che ci dimostrano che se c'è sinergia, se c'è spirito di sacrificio, si possono superare anche i momenti di difficoltà. Quali sono le principali problematiche che lamentano, che affrontano? Ma sicuramente la carenza di parcheggi, poi il commercio ha vissuto in questi anni tutta una serie di innovazioni normative, dalla liberalizzazione degli orari all'abolizione delle tabelle merceologiche. C'è stato tutto un lavoro che si è incentrato soprattutto sul settore del commercio, quindi molto spesso hanno capito la modifica della norma in ritardo. Devo dire che a Roma il commercio comunque regge, soprattutto se ci sono momenti importanti come la proclamazione del nuovo Papa, che ha fatto lavorare alberghi, quindi diciamo a Roma dobbiamo creare degli eventi internazionali di attrazione. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti 3 premi speciali: la Lupa Capitolina ad Alessandro Ferrone dell'azienda d'abbigliamento Sandro Ferrone S.P.A., nota su scala internazionale. L'occhio resta puntato sull'imprenditoria giovanile e un premio speciale Giovani e Impresa è stato conferito ad Alessio Vittorio e Daniele Dennis Tesciuba della Daruma Sushi, primo produttore di sushi della capitale. Un altro premio speciale è stato assegnato al locale Fonclea, che offre musica e concerti a 2 passi da Castel Sant'Angelo. Sono nato in questa città nel commercio nel 58 e veramente sono passati tanti anni. E alla mia età raggiungere questi obiettivi non mi dispiace, veramente. È un premio che non sapevo, però che ringrazio tutti di avermelo dato. E penso di poterlo sostenere, perché non so se me lo merito, ma penso di sì. Devo dire che il sostegno che ci possono dare, ci potrebbero dare con qualche legge, per esempio quella di aiutare i negozianti facendo un equo canone sui fitti. Secondo me questo potrebbe essere un aiuto ancora maggiore di quello che potrebbe dare una banca, perché se aiutiamo uno che già non sta bene e gli diamo altri soldi, può darsi che col tempo perda pure quelli, e quindi forse dovremmo aiutarli in altre maniere.